Ma guardate, l'Avanti fu perso dal liquidatore del Partito Socialista che non si dimenticò di continuare a registrare la testata. Io al Tribunale di Roma, credo nel 95, mi dichiarai proprietario ed editore dell'Avanti e vinsi 3 gradi di giudizio al Tribunale di Napoli e al Tribunale di Roma, che dichiararono, che sostennero inequivocabilmente che l'Avanti era di Sergio De Gregorio. Poi Sergio De Gregorio trasferì la proprietà a una cooperativa di giornalisti che cominciò a editare il giornale e che non ha mai interrotto la sua attività. Io vi partecipai fino al 2006, del resto non so, e per fortuna mi sembra che anche il giudice per le indagini preliminari, gli stessi PM, abbiano accettato l'idea che io dal 2006 non sono partecipe all'Avanti. Magari il PM no, ma il giudice per le indagini preliminari lo ha scritto. Ma ritengo che non ci sia nessuna esigenza relativamente alla custodia cautelare e, a mio parere, nemmeno gravi indizi di colpevolezza. La mia partecipazione all'Avanti è cristallizzata al 2006, lo riconosce lo stesso giudice per le indagini preliminari, ma io sono anche qui a difendere la mia stessa vita, la mia stessa iniziativa editoriale, la mia stessa partecipazione da giornalista, editore a questa straordinaria avventura della professione, e certamente non posso smentire me stesso. Sono andato dai magistrati più volte, l'ho sempre fatto anche quando sono stato prosciolto, e sono stato prosciolto molte volte, con grande rispetto ma con grande determinazione. Si sente un po' perseguitato? Ma guardi, non è un termine che mi piace. Certo, la prima volta mi volevano mafioso e riciclatore a Reggio Calabria e poi si scoprì che aveva abbracciato e baciato un omonimo incensurato impiegato delle poste che aveva il solo difetto di chiamarsi Ficara come un boss. La seconda volta mi volevano riciclatore e per 3 volte il GIP, il riesame, la Cassazione proprio al Tribunale di Napoli hanno sostenuto che non era assolutamente così e che io ero semplicemente un piccolo imprenditore, forse un po' indebitato. Stavolta chiedono la mia custodia cautelare agli arresti domiciliari per una cosa che non posso rinnegare, perché è la mia stessa vita, la partecipazione all'iniziativa dell'Avanti che io ho avviato molti anni fa, rinunciando alla collaborazione con il settimanale Oggi per ricoprire il ruolo di direttore editoriale dell'Avanti. È una storia che rivendico e che non è una storia criminale, è una storia di lavoro, di sacrifici, di determinazione, ed è stata una palestra per tanti giornalisti napoletani che poi hanno fatto fortuna in Italia. Tanti hanno collaborato con il gruppo delle mie aziende, a partire dall'Avanti fino alle società del gruppo Italiani nel Mondo. Io rivendico questa esperienza come una grande esperienza nazionale e internazionale. Non posso abdicare alla mia vita, non abdicherò nemmeno a difendermi. Quindi fino al 2006 di questi 23 milioni di euro di finanziamento pubblico lei non sa nulla, non sono arrivati, sono arrivati o sono stati spesi per il giornale? Guardi, i giornali finanziati, non solo l'Avanti, tutti, dalla Padania al Roma, all'Europa, tutti i giornali finanziati assumono 2 milioni e mezzo di euro l'anno di finanziamento come tetto massimo possibile. Questi finanziamenti vengono erogati, ma le pare che fare un giornale in tutta Italia che stampava in 3 tipografie, che distribuiva 2 milioni e 700 mila copie per Tabulas perché le distribuiva la Società Europea di Edizioni, quindi la società di distribuzione del giornale di Milano, le sembra che tutto questo non abbia dei costi? Se la Vitola fosse stato Mandrake, che cosa avrebbe potuto risparmiare rispetto a quelle erogazioni? Forse il 20, forse il 25, lui ne parla nel suo interrogatorio. Io ho lavorato e sono stato pagato, peraltro anche in ritardo, perché la cooperativa dell'Avanti mi pagava con un anno e mezzo di ritardi. Allora fare questo populismo di mercato e dire che sono scomparsi 23 milioni, a che serve? Ad eccitare gli antipolitici, a chiedere la forca per la politica? Tutto sbagliato. Dovete stabilire, se volete fare un'operazione verità, che l'Avanti era un giornale, si editava, costava molti soldi e, come tutti i giornali, aveva delle strutture complesse
a meno che non vogliate dire, come sostiene qualche PM, che Lavandi non esisteva. Ma se andate all'emeroteca Tucci o all'emeroteca del Senato o della Camera, ci sono tutte le copie del Lavandi dal 1997 ad oggi. E allora esiste Lavandi, oppure questo film di negarne l'esistenza è solo una suggestiva tesi accusatoria? Di questo dovete farmi capace. Io non riesco a immaginare, e non lo immaginerò mai, che mi si possa contestare di aver fatto Lavandi come una scatola vuota. Questo non è possibile. Il problema però è la distribuzione. Ci furono mesi fa dei servizi giornalistici che dimostravano che Lavandi in edicola non si trovava. Quindi il problema sarebbe proprio quante copie effettivamente venivano distribuite. Guardi, fin quando ci sono stato io, venivano distribuito, e l'ho dimostrato per tabulas ai magistrati, 2.700.000 copie in tutte le edicole d'Italia, anche quelle più sperdute, dalla Sicilia, dalla Sardegna, dell'estremo nord, eccetera eccetera. Poi c'erano 100 copie al giorno per 21 regioni italiane, che venivano vendute con la cosiddetta vendita in blocco dagli strilloni. È su questo punto che non ci troviamo con i magistrati. Ma se i magistrati non accettano e non immaginino che i giornali finanziati e cooperativi vivano anche grazie alla vendita in blocco, allora dovete chiuderli tutti e dovete gridare allo scandalo per tutti i giornali italiani. Questo è ciò che ho dimostrato, che ho detto e sostenuto, che sostengo con forza. Quando c'ero io, il giornale veniva distribuito, veniva stampato, veniva portato in edicola, e addirittura qualcuno ci immaginava megalomani perché distribuivamo il giornale in tutto il paese, perfino nelle più sperdute province, essendo collegati alla distribuzione del giornale di Feltri. A meno che non vogliate che il giornale di Feltri, non pensiate che il giornale di Feltri sia un bluff, Lavandi non era un bluff. Io rifiuto ogni addebito e mi dichiaro innocente. Poi ci sarà un processo nel quale si stabiliranno le cose, ma di sicuro per fatti che assumono al 2006 non c'è nessuna necessità che io vada agli arresti domiciliari. Se poi il Senato mi ci vorrà mandare, sarà un precedente interessante anche dal punto di vista giuridico. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Buongiorno, scusate, mi hanno invitato, ma grazie a tutti.